Allora, giusto per spiegare quello che credo fosse implicito nel discorso del consigliere Ciacci, ma per chi ci ascolta da casa. Allora, anche in Commissione 1 è accaduto che ci sono stati, diciamo, un progetto di legge, per esempio quello che prevedeva le sanzioni per il mancato soccorso degli animali sulle strade. In quel caso, ricordo benissimo, è stato il primo progetto di legge a cui ho partecipato, che c'era la dottoressa Stolfi che appunto in quanto promotrice del progetto di legge lo veniva a spiegare, mentre per unioni civili non è stato possibile, nonostante appunto ci sia stata la richiesta diretta della prima firmataria, la dottoressa Rossi, in quel caso non è stato possibile invece partecipare ai lavori. Ma perché? Spieghiamolo, perché? Perché in realtà c'erano due regolamenti diversi, il regolamento originario che poi è stato sostituito nel frattempo durante questa legislatura dal nuovo regolamento consiliare che appunto all'articolo 28, come diceva il segretario degli interni, c'è questa non chiara dicitura che effettivamente ha richiesto appunto il parere dell'Avvocatura dello Stato. Allora, abbiamo a mio avviso fatto un errore quando abbiamo preparato e approvato il regolamento consiliare. Evidentemente a nessuno è venuto in mente questa cosa, quindi questo ovviamente questa istanza rappresenta come effettivamente la cittadinanza molto spesso sia più attenta o comunque sia possa contribuire e debba continuare a contribuire, e questo è l'esempio per cui le istanze d'arengo hanno senso, anche a modificare e a così interagire con la politica proprio a livello delle norme. Quindi se oggi andiamo ad approvare, come spero, come credo di aver capito, questa istanza, sicuramente non è, proprio perché abbiamo, ripeto, effettuato un errore, e quindi dobbiamo tornare indietro sui nostri passi e ritornare a quanto di buono c'era al regolamento precedente. E c'è anche da dire quello che diceva il segretario, forse la parola migliore è che il primo firmatario non deve interferire, ma debba interagire con l'approvazione del progetto di legge. È anche vero che venire in commissione, spiegarla, un po' come diceva anche il consigliere Izzo, chi è qua che deve votarla, è anche un bene che abbia queste informazioni direttamente dalla fonte. E oltretutto è un epilogo di un lavoro di predisposizione di una normativa, di un progetto appunto normativo che molto spesso appunto può essere anche piuttosto tecnico, e quindi è fondamentale che ci sia la presenza e la possibilità da parte del primo firmatario appunto di interagire senza interferire. Per cui siamo favorevoli a questo tipo di istanza d'arengo e ringraziamo ovviamente i promotori.